siamo, scusate, siamo un po' imbranate, la seconda, terza diretta, insomma, praticamente stiamo imparando. Allora, quindi scusate il ritardo, salveremo poi questa diretta, ma dato che siamo appunto non espertissime, è meglio seguirla adesso piuttosto che perderla. Certo. Allora, di che cosa parliamo, cari amici, questa sera? Sessualità, sexy toy, vibratore, prevenzione soprattutto, ignoranza verso il... come si usa, come si utilizza. Esatto, perché praticamente studi, ricerche dimostrano che ancora oggi nel 2023 praticamente pochissime persone usano i preservativi. Quindi in attesa della vostra partecipazione, vero? Allora, lo spirito sarà comunque sempre molto leggero, divertente, certo. Però vogliamo comunque fare informazione non dicendo noi le cose, perché noi comunque ne sappiamo meno di voi, ma più che altro con il nostro spirito un po' così ruspante, eccetera. E vogliamo anche. Ecco, vogliamo praticamente coinvolgere persone che ne sanno più di noi. Io però sto morendo di caldo perché ho 52 anni, comincio ad avere la menopausa, è vero, e quindi devo aprire la finestra. E quindi pensa tu a parlare, ok? Ok, quindi amici ed amiche, nel frattempo che l'amichi apre le finestre perché gli è venuta la caldana, io mi intrattengo questi 3 minuti. Saluto tutte le persone che si stanno collegando e siete tantissimi e io e l'amichi siamo molto contente. Cinzia ci ha inviato la richiesta di partecipazione. Allora Cinzia, aspetta un secondo, rimani lì perché dopo effettivamente parlerai. Abbiamo anche tre persone importanti questa sera. Più persone, poi sarà un inizio, come abbiamo detto è una rubrica che parlerà, che affronterà tanti argomenti inerenti appunto alla sessualità, quindi è la seconda nostra inerente appunto alla sessualità e sexy sex toy, ma ce ne saranno tante, quindi ciò che non riusciamo a dire stasera, ovvero tante cose, continueremo a parlarne con la vostra partecipazione preziosa le prossime volte. Anzi, amici ed amiche, se avete delle domande da fare, delle curiosità da dirci, noi siamo qui pronte apposta a soddisfare, tra virgolette, le vostre curiosità. Sì, anche perché appunto la diretta serve proprio per questo motivo, cioè per informare, per togliere tabù, anche perché dobbiamo metterci in testa Tatiana Reggiani, stupenda. Lei mi ha fatto conoscere delle persone molto interessanti che poi parteciperanno ad altre dirette. Quindi dicevamo, la cosa fondamentale è questa, che più si conosce, più si ha consapevolezza, più non si considerano queste cose, dei tabù, più si usa bene il preservativo e si va a un incontro senza avere il problema, la paura, ma non solo l'ignoranza, certo, di andare a un incontro, magari vuoi fare sesso, insomma vuoi rinvigorire un pochino l'aspetto sessuale, e poi hai il problema di come usarlo, perché effettivamente c'è questo, che magari non solo, cioè innanzitutto priorità è prevenzione per non prendere malattie, per non rimanere incinta, eccetera eccetera, questa assolutamente è la prima cosa fondamentale. Però volete mettere anche il fatto dello spirito che è diverso, cioè se voi andate a un incontro, primo appuntamento e chi se ne frega, cioè noi non siamo moralisti e non dobbiamo giudicare chi decide di fare anche sesso al primo incontro, nel senso se ognuno è libero la propria vita, la propria sessualità in maniera come vuole, l'importante è utilizzare sempre la testa, perché esatto, è fondamentale sia nel rispetto della persona che hai davanti, sia nel rispetto delle persone future che tu andrai ad avere comunque dei rapporti, certo, perché poi è così. Quindi nessuno giudica se tu vuoi fare sesso al primo incontro o dopo 1000 incontri, chi se ne frega, nel senso sei grande abbastanza per prendere le tue decisioni e nessuno ti deve giudicare per questo. Ovviamente le accortezze del conoscere la persona, eccetera, eccetera.
Ma oltre a un discorso appunto di prevenzione, e io conosco purtroppo delle persone che sono rimaste incinta sottovalutando questo aspetto, ma oltre a questo, volete mettere lo spirito diverso, più leggero, nel momento in cui si sa usare il preservativo, anche perché c'è un dato di fatto, e cioè che tanti uomini dicono, giustamente o meno, però insomma, la sicurezza è la cosa più importante. Tanti uomini dicono, però io non godo, cioè non sento. Sì, ho capito, però comunque il godere, ci possono essere modi differenti per comunque godere di più. Poi ci sono anche vari tipi di preservativi, non ci sono solo quelli profumati, quelli colorati, quelli, insomma. Poi chiederemo agli esperti. Poi abbiamo un esperto che ci spiegherà queste cose, quindi state lì. Certo, però ecco, importante è veramente andare a un appuntamento con una persona che ti piace e non avere l'angoscia di dire, ok, ma se lui non lo usa, o magari è impacciato timido, perché esistono anche le persone, gli uomini timidi, che non lo, magari sono timidi impacciati, non lo sanno usare. E allora possiamo risolvere noi, donne, il problema del preservativo. Io sapevo, so anche di giochetti che si possono fare proprio per inserire in una maniera piccante, vero, il preservativo. Non so fare, però comunque è questo. Allora, prima di parlare del preservativo, io direi, come facciamo a leggere le chat? Sì, adesso stanno parlando, perché praticamente Tatiana dice... Allora, facciamo così, aspetta, facciamo... Sano, sicuro e consensuale. Esatto, allora facciamo così. Mentre tu o col tuo cellulare o avvicinandoti guardi un attimo, secondo me è più comodo, guardi un attimo se qualcuno ha delle... Hai visto? Esatto, Tatiana, quello femminile. E allora, mentre lei guarda le vostre domande o comunque cosa avete scritto, io volevo fare un attimo di pubblicità. Pepper and Love, che partecipa sempre agli eventi di scuola di boudoir. Allora, Pepper and Love praticamente si occupa sia di vendere sex toy, ma anche scarpe per i servizi fotografici o per la quotidianità. Per esempio, ci ha dato queste scarpe, ma anche per il progetto Anormal ci ha fornito le scarpe numero 45 uomo, ok? Non sono queste, però erano proprio simili. Poi praticamente sexy toy, se andiamo su qualcosa di più piccante, è vero, ci sono queste cose. E il vibratore di cui parleremo dopo, ma comunque io lo anticipo, il vibratore a forma di rosa, è meraviglioso, è proprio una rosa, ok? Quello che lei dice che è vellutato? Sì, no, ma è vero, cioè, è proprio vellutato. E frustini, poi guarda, mi ha praticamente mandato, lo devo aprire, lo aprirò a un'altra diretta con voi, nome in codice vietato ai minori, quindi ci sono anche dei giochi che si possono fare, che la coppia può fare, gioco di parole solo per adulti, quindi sex, quindi Pepper and Love praticamente vende sexy toy, scarpe, vibratori, tante cose, ma anche per esempio questi corpetti, no? Che io per esempio utilizzo molto per i servizi fotografici. Ci tengo a fare una precisazione, perché se no sembra una cosa fatta male. Allora, io ne ho due sotto, perché? Perché sono dimagrita in questo periodo, quindi questa praticamente è un... Questo corpetto è comodissimo perché sembra una seconda pelle, solo che essendo dimagrita è una taglia più grande di quello che mi dovrebbe stare, perché è una media e io ormai sono una small. Quindi io adesso, per mettere un po' di pepe, è vero, wow, lo tolgo. Ma ci tenevo a farlo vedere perché è uguale a quello della Francia, vero? Io lo riempio tutto. Solo che essendo appunto dimagrita non mi valorizza e quindi non valorizzo il corpetto di Pepper Love. Quindi per stasera, dato che la taglia non è la mia giusta, la tolgo.
ma ho fatto un servizio fotografico a Parigi con questo corpetto. Quindi lo tolgo e iniziamo adesso la diretta vera e propria, parlando, facciamo entrare la Cinzia. Cinzia, ok. Dai, facciamo entrare la Cinzia e poi dopo Giovanni. Sei Ok. espertissimo, vai. Ah, diteci se il volume va Sta bene. arrivando, eh. Sì. Eccoli, la coppa. Wow! Allora, dobbiamo abbassarci però. Intanto grazie. Grazie a voi. Ciaone. Come va? Il brusco. Bene. Bene. Va molto bene. Poverino lui, eh. Sottomesso. Puoi parlare? Ah, posso parlare? Sì. No, sottomesso un belino proprio. Non si dicono le Ah, non si dicono parolacce, le no. parolacce. Anche Ok. noi siamo un No, no, no. po' fornite qua stasera, eh. Brave. Comunque, Bene. grazie per aver accettato questa partecipazione il nostro secondo evento con Scuola di Boudoir. Grazie a voi. Con mettiamo un po' in pratica quello che vogliamo raccontare alle persone tra prevenzione, tra giochi, tra coppie, che comunque è fondamentale, no? Perché i giochi nella coppia fa sì che unisce ancora di più la coppia, secondo me, no? Quindi Sì, assolutamente sì. è un po' rompere questi tabù di questi sexy toy, perché poi uno dice, oh, ma Esatto. perché nessuno li conosce? Vedi? Lo vedi? Cos'è quella? Nel È un nuovo braccialetto. senso, è il Un nuovo telecomando? braccialetto. Aspetta, allora decibel, Il volume di decibel. Michele è molto basso. Mi chiede Ah, volume molto c'è il volume. basso. Allora, aspetta che alziamo un po'. Io ce Aspetta. l'ho al massimo. Ok, sentite meglio? Ok, diteci Sentite. se si sente meglio adesso. Noi vi sentivamo già prima. Ok. Allora, facciamo un passo indietro. Tu abbassati un pochino. Anzi, facciamo vedere la confetta. Ecco. Allora, facciamo un passo indietro. Siamo tra amici e... Ce la fai? Ok. Siamo tra amici praticamente e vogliamo proprio conoscervi un attimo. Faccio Quindi, questo. Vai, vai. aspetta. Quindi, innanzitutto, voi è la prima volta che iniziate, cioè che usate i sexy toy? Avete esperienza da tanto tempo? Come vi siete approcciati? Diteci un po'. No. Allora, per quanto ci riguarda, è la prima volta che, diciamo, abbiamo voluto provare a sperimentare qualcosa di nuovo, di diverso, per aumentare la complicità che comunque c'è già. Non è che avevamo problemi né sessuali né fisici, nessuno dei due, anzi. Però ci piace sperimentare, ci divertiamo parecchio proprio perché c'è una buonissima complicità. E quindi io per gioco, per scherzo, gliel'ho regalato per la festa della mamma. Facci vedere che cosa hai regalato. È un dildo molto semplice, Ok. diciamo doppio, si può utilizzare in vari modi, cioè vari modi solo su di lei, insieme, su di lei nel doppio. Ok, è una roba Vibra, ha diverse di diverse vibrazioni. vibrazioni, morbido, piccolino, non troppo invasivo e niente, è una roba così, Un carina, giocattolo. un giocattolino, abbiamo detto, boh, vediamo come funziona, come reagiamo noi a questa novità e niente, è così. Allora, domanda. Io sono il disturbatore che fa domande. Allora, l'hai comprato di persona o online? Online, Ok. online. Quando tu, scusami, una domanda. Rifaccio una domanda proprio per essere
per essere che, per capire bene. Avevi già preso dei vibratori, avevi già dimestichezza, oppure era la prima volta che andavi ad acquistare un vibratore o comunque in un... No, sito? Allora, diciamo che in passato, per così, lo sfizio mio personale, diciamo che avevo già girato quelli che potevano essere sexy shop o quant'altro, ma proprio per una questione di curiosità, vedere cosa c'era e cosa non c'era sul mercato, un po' da divertimento, ma senza aver mai acquistato niente di che. Ma perché non avevo necessità, non ne sentivo l'esigenza e non avevo nessun interesse, era proprio una curiosità mia personale. E poi niente, ho visto questa cosina qua online e mi ha divertito parecchio, cioè, mi ha incuriosito e divertito, e ho detto, ma aspetta un attimo. C'era questa cosa qui della festa della mamma, e fa, ma non ho mai comprato niente, visto che lei comunque ha due figli, io no. E ho detto, no, è che l'ho comprato, solo che me lo sono dimenticato, ti arriverà direttamente a casa, spedito direttamente a casa sua. E quando la terra mi fa, ma sì, quello è il regalo della festa della mamma. Della mamma, bellissimo. E c'è stato un attimo di... C'è stato un attimo di imbarazzo. Io credo che nel momento in cui una coppia è proprio libera di giocare con questo spirito, secondo me tutto viene assolutamente vero. Ma infatti, assolutamente. Cioè, io non ero con lei quando le è arrivato. E, vabbè, pacchetto logicamente anonimo e quant'altro, e quando l'ho aperto mi ha fatto la foto, me l'ha mandata su WhatsApp, mi fa, ma era questo regalo? Sì. Sei un cretino, no, nel senso, però sì, no, cioè, come ti ho detto, c'è parecchia complicità. Sposati da quanti anni? Da nessun anno, cioè ci frequentiamo da un annetto e mezzo, diciamo. Ma io ho visto così nascere questa coppia. È nata nello studio quasi. Quasi. Ma non so se voi sapete, ma io praticamente, vabbè, voi metà forse, ma io ho fatto nascere con voi, consideriamo anche voi, ho fatto nascere 4 coppie. Tu non ci crede, ma pensate che qui è anche una scuola, oltre di boudoir, un'agenzia matrimoniale? No, ma infatti. Allora, sono le 10:05, io andrei più veloce perché voglio far parlare appunto anche Giovanni e Jenny. Sì. Al massimo, se vi va, a me farebbe piacere comunque, tanto ormai il ghiaccio si è rotto, la prossima volta, se volete. Allora, 2 domande. Uno è... Nel momento in cui, allora parlo per me, secondo me, io per esempio sono curiosa, mi sto approcciando adesso a questo mondo, eccetera, eccetera, anche perché appunto mi sono liberata da tanto, ok, però il mio problema è che quando vado sul sito non so mai cosa prendere, perché in linea di massima, cioè alla fine uno non sa cosa fa una cosa, cosa fa l'altra. Infatti, a riguardo di questo, io vorrò fare poi una diretta specifica con Giovanni e soprattutto con Jenny, proprio per loro che conoscono bene i sexy toy, proprio far vedere le differenze tra un sexy toy e l'altro, perché nel momento in cui appunto tu vai in un negozio, in un sito, tu vai, vedi la vetrina, ma non sai a cosa serve uno o l'altro. Anche perché c'è una varietà enorme, cioè enormi proprio. Quindi la mia... no, è di tutte le dimensioni, di tutte le forme, di tutte le cose. Allora, quindi la mia domanda è, anche voi avete questa difficoltà nel voler fare qualcosa di piccante, di giocoso, ma non sapere cosa acquistare? Nì. Nel senso che... cavolo. No, te l'ho detto, io sono molto curioso, e cioè, questo mondo non dico che lo conoscevo e quant'altro, però cioè, ridendo e scherzando ho sempre girato quelle che potevano essere queste cose qua, ma perché da ragazzino magari andavo in compagnia
di amici, ti facevi due risate, compravi due cazzatine, piuttosto che... E quindi in linea di massima, quando vedi qualcosa, poi vai molto alla a fantasia, nel senso che questo l'ho preso, non sapevo, io non leggo né istruzioni né niente, non sapevo anche quant'era di, diciamo, di proprio dimensioni, diametro, piuttosto che lunghezza e quant'altro. E fortunatamente è una roba piccolina, non invasiva, morbido, il giusto, ok. Comprando online hai sempre quel problema lì, che non sai mai come lo ordini, come ti arriva. Giovanni sta scrivendo proprio questo. Sta scrivendo, come può un sexy shop online aiutare nella scelta? Questa è una domanda come può tutte le cose che adesso si acquistano online, se hai la possibilità di andarle a vedere in un negozio fisicamente e quant'altro, poi se ti osi che non ti fai dei problemi o se, parlando proprio schiettamente, anche un prezzo accessibile lo prendi direttamente, altrimenti ti fai un giro online, guardi più o meno quello che hai potuto vedere in negozio, ti fai una cosa e se il prezzo è più basso lo compri online. Cioè, certo che non puoi comprarlo a scatola chiusa senza aver visto niente di che. Allora, secondo me tanti si vergognano ad andare nei negozi. Io penso... Sì, per i preservativi in farmacia, fondamentalmente. Io penso... Che le compro anche allora, voglio sapere un punto di vista anche da Cinzia, e comunque da entrambi, anche da te. Allora, per rispondere a Giovanni di Pepper e Lobo, comunque alla domanda come può fare un rivenditore a dare maggiori informazioni. Io personalmente penso, ciao Luca, io personalmente penso che le descrizioni testuali non rendano per niente. Quindi, allora, uno dovrebbe, allora, uno se proprio è curioso, che è proprio lì determinato, che c'ha quello in testa, che vuole prendere qualcosa, dovrebbe teoricamente vedere, poi prendere, praticamente andare su YouTube e fare una ricerca su YouTube. Io credo che se ci fossero, oltre a queste dirette, ma se ci fossero dei video che ti spiegano, esatto, che fanno un po' con un cartone animato, piuttosto che in qualche modo, ovviamente non volgare, però con i video, secondo me, potrebbe essere, però il video sul sito, non che uno deve stare lì a impazzire, sì, su YouTube. Io credo che con i video potrebbe aiutare di più. Cosa dite voi? Più che con le immagini, eccetera. Allora, io sono una che compra in negozio, perché mi piace vedere il prodotto, mi piace capire se compro qualcosa, come funziona. Quindi è vero, cosa dice Giovanni, come fai online, e in questo caso ancora di più, ti servirebbe vederlo proprio dal vero, no? E di avere due spiegazioni per come usarlo. Poi, alla fine, diciamocelo pure, online è il modo più veloce, più pratico per acquistare, perché noi il primo sexy shop vicino è quasi a un'ora di macchina, capito? Quindi non è così, cioè non è un po' come a Milano che ti sposti magari in qualsiasi angolo, trovi tutto quello che... c'è anche da dire questo. Oppure anche dei video della persona che vende queste cose, che proprio fa vedere. Secondo esatto, me il video è quello che... L'ideale, sì, nel video avere il tuo giocattolo, il tuo prodotto, qualsiasi cosa sia, rapportato con un qualcosa che puoi avere sotto mano o sott'occhio, in modo da renderti conto, soprattutto per queste cose qui, quali sono le dimensioni reali. Cioè, se faccio una roba del genere, ti dico, questa è la mia mano, lo sto prendendo in mano, cioè capisci che ha una certa dimensione, che non avere delle misure che poi deve andare lì col centimetro, il decimetro, fare, disfare, ok, che ne so, c'ho un bicchiere, tanto per dire, c'ho un bicchiere, ok, lo metto vicino al bicchiere, okay, e capisco quanto poi... una roba del genere, cioè, quindi secondo me ce ne sono di modi, poi non devo spiegare io quale può essere il canale... Questo, secondo me, molto leggero e poco...
diciamo, cioè, pratico, come deve dire, essere una roba pratica, cioè, più, cioè subito sì, diretta, pratico, pratico, easy, più semplice, pratico, più ma diretta, anche easy, è capibile, sì, easy. Sì, sì, è capibile. Sì. Cioè, anche non c'è niente di volgare ormai nel far vedere un file piuttosto che un giochino, piuttosto che, cioè, non poi credo ci sia anche molto divertente. Qualcuno che si scandalizza ancora a vederli, per carità. Cioè, veramente quello dell'amici è a forma di fiore, quindi uno non lo direbbe mai. Cioè, no, ma io un giorno vorrei, allora prima mi informo, però io un giorno vorrei andare veramente in un bar, aprire, fare una candid camera, mentre fai colazione praticamente, mentre fai colazione col cappuccino e la brioche, tu tiri fuori praticamente questo. no, sarebbe da fare una candid camera. Tantissimi anni fa, ma proprio tantissimi, ero ragazzino, mi ricordo c'era sotto Carnevale un qualcosa del genere, che c'era una specie di calippo morbido o quant'altro che tu lo lasciavi sul tavolo, lui era molliccio, ma ti parlo, ero veramente veramente ragazzino. Ok, ma mi ricordo c'era una sottospecie di scherzo del genere. Però sì, può essere carino, lo metti in borsa, lo accendi e poi vedi che sta borsa vibra, tu tiri fuori il cellulare e non era il cellulare che vibrava, e quindi c'è qualcos'altro. La candid camera, sì. Sì, no, è da fare. Allora, ragazzi, vi salutiamo, perché a proposito di giochini, adesso facciamo parlare una persona che ci darà due consigli di acquisto. Certo. Molto bene. E uno... su una cosa io sono interessata, Cinzia, probabilmente l'hai già preso, okay. Forse non lo so, ma io non sbaglio. Ho già un'idea su quale può essere il mio prossimo acquisto, quindi va bene. Ok, allora, l'addetta. Sì, noi vi ringraziamo tanto, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, grazie. Allora, vediamo Pepper e Love, sì. E vieni. Rinvitiamo. Come sei brava? Sei espertissima. E loro devono chiudere. Dovete chiudere. Però okay. Non andate via, No. Ciao Patti. Ok. Salutiamo tutti, anche se non leggiamo. Salvate la diretta. Sì, certo, sì, la salviamo, certo. Sperando di non fare cazzate. Allora, vediamo se Giovanni mi risponde. Vediamo Giovanni, perché poi ci sarà Jenny che ci dovrà parlare un po' di diverse cosine. Quindi Jenny, preparati. Vediamo. Io l'ho invitato. No. Allora, facciamo così, facciamo parlare. Aspetta, ok, l'ultimo tentativo. No, allora, fai così, chiama Jenny. Jenny qual è? Questa. Ok, vai, invita. Vai. Via la mano, inviato e invito. Ci siamo, Non scappate. Io prontissima. Oh, vediamo chi è lei. Arrivo, Clara. Ciao. Ciao ragazze, ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, noi ci siamo sentite con Jenny e ci siamo già innamorate praticamente per l'entusiasmo. Ancora? Si abbassa il volume. Allora, aspettate un attimo che alzo il volume. Ok. Ditemi se si sente, ma io l'ho messo al massimo, però. Si sente? Gianni, ci senti? Sì. Io vi sento, vi sento bene. Ok. Allora, quindi dicevamo, ci siamo innamorati per l'entusiasmo, la voglia di abbattere l'ignoranza, la discriminazione, insomma, tutto. Abbiamo praticamente 30 minuti con una parentesi di Giovanni, se non si è addormentato, perché la birretta ha fatto effetto, è vero? E, ad ogni modo, Jenny, dici, tu sei una sessuologa, stai studiando? No, non sono ancora, magari fossi già sessuologa, sarebbe una cosa bellissima, sto studiando per arrivarci. Sono stata io piano. Perché tu sei precisa e ci tieni a dire le cose come stanno, quindi non sei sessuologo, ma stai studiando, stai iniziando a studiare questa materia. Okay. Sì, il mio percorso improntato verso la sessuologia,
perché trovo che sia veramente importante che la gente si renda conto comunque di cos'è, che si abbattano dei tabù anche per far star bene le persone, perché tante volte i tabù ci limitano e magari anche a livello, diciamo, di salute. Un attimo. Sì? Spostati un secondo, perché hai la fascia di luce che ti... Sì. Se ti sposti un attimino più in qua, vediamo. Ok, perfetto. Meglio, vediamo. Perché lei ha l'occhio da fotografo, quindi... No, è... sì, okay. Meglio? Sì, meglio. Ok. Quindi, mi dicevi anche che hai fatto un'esperienza con i sexy toy di... Sì, ho venduto, proposto con un'azienda tipo valigia rossa, diciamo, e quindi andavo casa per casa a proporre a 360 gradi quello che era il benessere sessuale. E lì ho incontrato tante persone, tante ragazze che non si rendevano conto, cioè non sapevano o sapevano pochissimo del proprio corpo, del proprio piacere. E questa cosa mi ha dato una mano per dire no, devo tra virgolette aiutare ad uscire alle persone, a riuscire a comprendere se stesse anche sul lato sessuale, perché secondo me è una cosa fondamentale e certo, va assolutamente ampliata la cosa, assolutamente sì. Perché così sei... Diciamo così, ti frena un po' perché sei ignorante in materia, ma nello stesso tempo non hai la consapevolezza del tuo corpo, della tua sessualità, non fai le esperienze perché ti fasci la testa, insomma è un macello perché sei bloccata, sì, in tante situazioni relazionali, con te stessa, con il tuo corpo, no? Sì, perché dopo magari... pensi che una cosa sia giusta invece non è giusta e magari ti fai un crucio o una colpa se non riesci a fare una cosa piuttosto che un'altra, e invece magari è perfettamente naturale che tu non riesca a farlo, e quindi bisognerebbe in Italia iniziare a camminare molto di più su questo punto di vista, da questo punto di vista, assolutamente sull'informazione, sul parlarne. Esatto, sul parlarne, e non che sia, sì, easy, senza diventare volgari, ma molto easy, spiegare bene cosa vuol dire e cosa non vuol dire, anche perché la sessualità è ampia, non è solo il coito. Allora, dato che non voglio che poi alla fine parliamo in modo generale, come fanno tutti, ma io voglio concretizzare la ciccetta, è vero? Sì. Infatti già incominciano ad entrare più persone. Allora, come dicevamo, un accenno, questa sarà la tua prima partecipazione, ma io ti voglio per altre dirette. Allora, per parlare in modo pratico e vero dei nostri sexy toy, ma prima di tutto dei preservativi, io direi mancano 20 minuti? Sì, perché sono... In questi 20 minuti andiamo sulla ciccetta, cioè sulla sostanza. Quindi iniziamo a dire preservativo. Allora, io devo, appunto, come dicevo nella storia, nel reel, devo fare un po' l'ignorante, la mercatara, eccetera, no? Allora, mia esperienza, accenno solo una cosa, così, perché io sono sempre abituata a metterci la faccia. Quindi, io ho avuto 4 relazioni molto lunghe, 5 anni, 10 anni, eccetera. Quindi esperienze di incontri veloci, eccetera, ne ho fatti pochi, perché alla fine mi sono fidanzata subito. Quindi ammetto che ho delegato all'epoca agli uomini il preservativo, e sono io la prima che nel momento in cui dovessi uscire oggi effettivamente avrei un po' di resistenze, mi butterei, però mi sentirei un pochino insicura nell'utilizzarlo. Quindi anche persone comunque libere, che se ne fregano, che non si fanno che non si fanno menate segmentali, comunque se ne sanno un pochino di più, vanno a un incontro più preparate, ma anche con più leggerezza, più anche che si sentono fatale, eccetera. Quindi direi, diamo proprio una dimostrazione sia per la donna, ma anche per l'uomo, perché
Cosa dici? Questi uomini sanno come mettere le mani? Sono così sicuri? Non sono quelli esperti, quelli poco esperti. Noi andiamo su quelli poco esperti. Anche perché... Allora, scusa, non ti sento. Sì, a dire vero, avevo preparato altro. Se mi dai 2 secondi prendo un preservativo e arrivo. Cosa avevi preparato? Quello che ti avevo mandato l'ultima volta. Ok, questi giochini. Facciamo così. In breve, sì? Un accenno, poi al massimo lo riprendiamo dopo i preservativi o a una seconda, sì, o con una seconda diretta. Allora, io direi, facciamo così, un accenno, perché poi faremo una diretta proprio spiegando le varie differenze tra un sexy toy e l'altro. Cosa hai preparato per noi? Per questa... Allora, io ho preparato delle cosine molto divertenti, anche molto giocose, soprattutto per le donne. In realtà può usarla anche l'uomo. Queste sono delle palline, diciamo. Queste si chiama, mi scusa il nome, che comunque si accende, sì. Va inserita in vagina, sì. Sempre con il lubrificante, mi raccomando, perché è vero che noi abbiamo il nostro lubrificante naturale, però soprattutto quando andiamo ad inserire oggetti in silicone o comunque che potrebbero andare a andare a fare pressione contro magari la... Gli ovuli vibranti, sì, è che è un attimo emozionata, perché quando mi ha parlato sembrava proprio la dottoressa specializzata, ma adesso è emozionata. Ti devo dire, sono un attimo agitata in questo momento, ho preso l'ovulo in mano, mi sono agitata. Dai, allora facciamo... Ok, tu continua a parlare, che viene anche Giovanni alla diretta. Bene! Okay. Allora, l'ho invitato... Perché è lui che mi ha fatto conoscere te. Ok, perfetto. Giovanni, ci sei? Intanto ciao, Giovanni! Ci sono, riesco, vedete... C'è un po' di casino. Eccomi! Ecco Giovanni! Ciao. Allora, Giovanni. Ragazzi, abbiamo 15 minuti. Io voglio però parlare del preservativo. Quindi, facci vedere, parlate tutti e due degli ovetti. Bravissimo. Degli ovetti, dell'altra cosa di cui vi parlavi al telefono, ma poi ci dedichiamo 5 minuti al preservativo, ok? Sì. Ok. Benissimo, vai. Benissimo. Quindi sì, assolutamente mettere del lubrificante, perché comunque potrebbe andare a dar fastidio a quello che è l'uretra e potrebbe darti dopo magari in secondo tempo una cistite, e non è mai una cosa bellissima. Quindi mi raccomando il lubrificante, anche perché ha provato che il lubrificante comunque aiuta ad amplificare quello che è la sensazione di piacere. Quindi lubrificante forever. Okay. Comunque... qualche tipo particolare, abbassati che non ti si vede. Che ma allora, solitamente in vagina, da quello che so, si usano quelli all'acqua che sarebbero migliori, o se no analmente, per chi pratica anal, si usano quelli a silicone, che comunque non vanno a intaccare il toy se non lo rovinano. Giovanni, che dici? Comunque penso che anche sul sito di Giovanni dovrebbe esserci una bella spiegazione, se non vado errando. C'è allora, un qualcosa. Prima cosa, complimenti per i corsetti che sono veramente belli. Allora, non so se hai visto fin dall'inizio la diretta, io ho detto... L'ho visto. L'ho visto? Ecco, quindi io l'ho tolto solo perché non è della misura mia, ma ci tenevo a specificare che di solito uso i tuoi, di Pepper and Love. Ok, dai. Così un'area più professionale? Con gli occhiali è un'area più professionale? Sì. Sì, ma professionale. Allora, no, parlando di lubrificanti, diciamo che, come diceva Jenny, quelli all'acqua sono i migliori soprattutto perché non reagiscono col silicone generalmente dei toys, perché sennò nel tempo possono reagire quelli silicone con silicone e possono deteriorare il materiale e quindi i toys poi devono essere buttati.
Quindi quelli all'acqua sono innanzitutto ipoallergenici e poi preservano anche la durata del sex toys. Quindi esattamente come diceva Jenny. Ok, poi mi parlavi delle sì, che si potrebbe raccomandare a distanza, soprattutto questa che è una Lush. Si telecomanda con un'applicazione sul cellulare. No, allora, e si può aspetta, sì? Andiamo con ordine perché le donne, gli uomini, cioè qui... sì, vero. Cioè, nel certo. senso, immaginate, un appuntamento, si esce al cinema, al ristorante, a vedere... No, a vedere praticamente la, aspetta, lo spettacolo dei bambini, dei bambini, e... La madre in accordo con il padre praticamente come funziona che si inserisce di bene proprio come la pratica. Tu hai in mano? Io in mano, allora, la testolina, questa un po' più grande, va inserita in vagina. Okay. Questa andrà a toccare la clitoride interna, stimolandola, e vibra. Okay. Okay. A varie vibrazioni, dopo sull'app comunque... puoi creare tu l'intensità ma tutto il tempo? No, si può decidere anche di tenerla spenta, accenderla quando si vuole. Andiamo proprio sulla, cioè uno più uno fa due, proprio sì. la base. Io esco, io madre, devo andare a vedere lo spettacolo di mio figlio a scuola, infilo l'ovetto all'interno sì, certo, di casa. Sì. Prendo la macchina, vado a scuola di mio figlio, in accordo con mio marito, mio compagno, la mia compagna, praticamente do il telecomando a lui o lei e sì. mentre guardo lo spettacolo dei miei figli faccio partire. Esatto, anche perché è una cosa molto anche psicologica. Esatto. E quindi veramente avendo il cervello che è praticamente l'organo sessuale più importante che abbiamo, diventa veramente un gioco molto carico di erotismo, anche perché non sai quando inizierà a vibrare. Sì, sì, sì. Ma domanda, io sì? sono proprio molto pratica. Nel momento in cui io lo inserisco all'interno. Mm-hmm. Prima domanda, devo inserire anche un, come si dice, un lubrificante o no? Sì. Primo. Sì. Secondo, cosa volevo dire? Iniziamo da questa domanda. Allora, con i toys sempre, direi. Non esagerare. Ne basta un po' proprio perché si inumidisca e non vada a dar fastidio a quello che può essere il condotto vaginale, cioè che non dia fastidio. Una volta inserito, dopo ci si lubrifica comunque con il proprio col lubrificante naturale, quindi ne basta veramente poco, non occorre inondarlo, anche perché sennò si rischia di perderlo per strada intanto che si cammina e non è simpatico. Ma con i pantaloni. Non c'è problema? No. Anche perché comunque entra e resta fuori solo questo pezzettino più piccolino, che quindi va, resta nelle mutande, ma nessuno lo vede, non si nota. È come mettere, diciamo, un tampax un po' okay. più grande. Però l'idea è quella, cioè non si vede. Sì, sì, sì. E poi appunto sì. Si ha il telecomando e si può dare alla persona. Esatto. Allora, con il telecomando, ad esempio questo piccolino che è col telecomando, ovviamente c'è un raggio d'azione più corto, quindi bisogna essere a portata di 2-3 metri, 5 metri, massimo 10, dipende dopo dai vari toys. Già questo, che va tramite Bluetooth, questo... veramente può essere in Francia, può essere in Inghilterra e te lo possono comandare a distanza, ma a distanza, distanza. Allora, la parola Bluetooth, io ho pensato a quando praticamente ti connetti col wifi, allora già immaginavo, pensa se ti connetti a un altro vetto. No, ma bisogna dare, sarebbe divertente la cosa, però
direttamente si dà la propria password, che così siamo sicure di non far vibrare gente a caso. Sapevamo questo, ci mancava questo pezzo. Perché ha la propria app dove si ha la propria password per poter entrare. Però è un macello, perché veramente... Sarà un macello, perché metti caso una sera... Veramente qualcuno, due, tre per due, tre coppie hanno questi ovetti. E... Ma infatti, al ristorante tutti insieme è un disastro. No, fortissimo. Allora, mentre Jenny va a prendere il... Perché io tengo d'occhio l'orologio. Allora, mentre tu vai a prendere il preservativo e tutto ciò che ti serve per fare la dimostrazione, io direi... Ci sono delle domande che possiamo fare a Giovanni? Ci salutano e ci fanno. Dai, non fate timidi, su. Comunque, io direi, teniamo in ogni caso, cioè questa comunque è una diretta, però anche quando la vedrete registrata, tenuta su YouTube piuttosto che su Instagram, tra una diretta e l'altra... Se avete delle domande da farci, utilizzate per esempio, se volete, la mail di Scuola di Boudoir, fate le domande, poi noi le passiamo, le giriamo a Giovanni di Pepper and Love piuttosto che ad altre persone che parteciperanno alle successive dirette. Quindi anche se magari non ci siete stasera, le dirette comunque rimangono e questa disponibilità comunque c'è sempre. Okay. Vai Giovanni, te. Gio. La birretta era buona, Giovanni. Guarda, Micaela, tra stanchezza e alcol stasera... La parola a Giovanni. Però una cosa, io ho preparato il bicchiere come suggerito prima, così possiamo comparare le dimensioni dei sex toys. Ok. Carichi, la Michi ha la tazza. Io ho la tazza o la bottiglia, perché io devo sempre esagerare, no? Quindi... Idem. E la rosellina. Esatto. Senti, no, Giovanni, comunque... la prossima volta mi dici un attimo, spieghiamo, non stasera, spieghiamo un attimo questo gioco? Ma volentieri, molto volentieri. Però volevo... Sì. Tornare indietro un po' alla mia domanda precedente che ho fatto alla coppia dove c'è la Cinzia. Sì. No, come si potrebbe aiutare il cliente nella scelta del sex toys? Perché ad esempio noi mettiamo le dimensioni, materiale, a che cosa potrebbe servire il sex toys, poi la fantasia diciamo gioca il ruolo più importante. Però effettivamente anche dar le dimensioni non rende proprio l'idea, no? Perché dire 20 cm, 22, 15, 5 di diametro, uno non credo, cioè servirebbe veramente un metro, no? Per misurare le dimensioni, non è che ce le ha a mente. Ed è abbastanza difficile dar l'idea. Forse fare una comparazione con oggetti di uso comune potrebbe essere utile. Siccome lui ha fatto la differenza con la sua mano. Lui aveva ucciso, esatto. Ha fatto la differenza, esatto. Mano. E esatto. Si rende conto della dimensione. Sì, 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 assolutamente vero. E poi c'è da dire che questa è stata una conferma, insomma, che molti scelgono il sex toys in base al piacere visivo, no? Più che all'utilizzo vero e proprio. E quindi diventa anche difficile perché molti clienti sono orientati al classico, no? Quindi proprio al dildo, al fallo realistico, altri invece sono un pochino più fantasiosi e vanno a ricercare sex toys che non hanno le sembianze di sex toys. Se posso permettermi, Micaela, di fartene vedere uno, certo. È molto simile, okay. È molto simile diciamo, alla tua rosa, no? Questo... alle sembianze di un fiore. Tu non so se si vede. Vediamo. Alle sembianze di un fiore. Metto più lontano. Ok. Oh, che bello. Ed è una sorta di vibratore rabbit, perché il bulbo del fiore che va inserito in vagina stimola il punto G e le pareti vaginali. Questo invece è un succhiaclitoride. Okay. Però
No, visto così potrebbe essere anche appoggiato su un mobile e probabilmente se non si vedessero i pulsanti non apparirebbe un sex toys. Cioè se tu vedi una roba così sì, è un soprattutto mobile. Sì, sì, sì. Okay. Quindi diciamo, va proprio... Ne parliamo, tienilo per la prossima diretta, perché è una cosa interessante. Ma è soggettivo. Io per esempio, a volte, cioè effettivamente io sono più attratta da... Sarà perché sono romantica, non lo so, però sono più attratta da queste cose, piuttosto che proprio il fallo. Quando sono andata a Parigi c'erano delle robe che... Effettivamente, cioè, anch'io che non mi faccio problemi a guardare, eccetera, però sono un attimo invasivi. Sì, è vero. Però se dovessi fare, almeno per quanto riguarda il sito Pepper and Love, se dovessi diciamo dare una percentuale di vendita, sono più i falli realistici che i sex toys da design. Una domanda al volo, perché ci tengo a parlare dei preservativi, mancano pochissimi minuti. Velocissimo, ma c'è differenza di godimento tra una cosa di questo genere e invece uno che ha l'aspetto proprio del fallo, del pene, realistico? Guarda, non ti so rispondere perché non sono un esperto, Michela, non voglio rovinare la poesia, no? Però una cosa interessantissima l'ha detta Jenny prima, il primo organo sessuale è il cervello. Ah sì, sì. No, quindi... quindi se, non so come dire, se qualcuno è attratto dal fallo, no, dalla forma fallica, è probabilmente preferisce la forma fallica che un fiore. Sì, sì, sì. Perché deve essere soddisfatto il cervello prima di ogni altra cosa. Ok. Cinzia dice, sembra un diffusore di profumi vecchio stile, è vero. Allora, velocissime perché mancano veramente pochi minuti. Jenny. Allora, ciao Giovanni. No, no, rimani. Ciao. Comunque ti saluto se cade la linea, cioè che se cade la linea. Perché anche lui aveva il Durex da far vedere. Sì, ma è, siamo già d'accordo con Jenny e con Giovanni. Jenny, sì. Che la dimostrazione. Dimostrazione. Ok, parto. Con... 3-5 minuti. Allora, prima cosa, controllare sempre che sia integra, perché se l'abbiamo tenuto nel portafoglio può essere che venga bucata o sia rovinata. Se è troppo rovinato, magari lo eliminiamo, ne prendiamo uno nuovo. Che solitamente non ci si pensa, però dopo è sempre un problema. Allora, si presenta così, bello unto. Solitamente, se vado a prendere un fallo, che adesso non so come fare, si appoggia sulla punta, la parte questa sopra, che si vede che si rigonfia, dovrebbe restare il più possibile sgonfia, cioè bisognerebbe tenerlo, okay. Perché ovviamente dopo quando va a riempirsi, ha lo spazio insomma per riempirsi, diciamo. Ok. E dopo, piano piano, tenendolo, ma adesso non riesco a tenerlo, perché sennò o tengo una cosa o tengo l'altra, dopo piano piano si srotola fino al fondo, finché si raggiunge la parte dei testicoli. È una cosa molto semplice, si fa velocemente e salva tantissimo, salva veramente tantissimo da malattie, da gravidanze inaspettate e quant'altro. Io lo consiglio tantissimo anche per chi usa toys di questo tipo, analmente, perché è vero, i toys dopo li laviamo, però è sempre meglio avere un qualcosa che protegga quello che sono i batteri. Quindi è una grande mano anche per chi usa analmente i toys. E alle donne che frequentano o comunque che escono con uomini che dicono ma io così godo di meno, cosa si può rispondere? Si può rispondere, va bene, ci metteremo di più. Di solito gli uomini sono quelli che, oddio, ci metto poco in un attimo. Allora, mettiamo a maggior ragione. Mettiamo bel preservativo, ci mettiamo di più, non vieni subito, zucchiamo di più, che dopo, oddio, c'è una seconda pelle, cioè non stiamo parlando di un centimetro, sì, forse non sarà la stessa cosa di farlo senza, non sono penemonita, quindi non, però, cioè, per la mia
per la mia salute ti ci aspetti, nel senso, si aspetta un attimo di più, si gioca di più, te lo metto io, giochiamo, c'è anche chi magari lo mette con la bocca, chi si inventa cose, può essere anche un gioco erotico comunque mettere un preservativo, quindi infatti, direi che va sempre meglio. Ma infatti mi pensavo proprio a questo, che io tempo fa devo aver visto qualcosa, infatti te lo volevo chiedere, la prossima volta nel caso tu vorresti, te la senti, se non te la senti no, al massimo da qualcun altro, non c'è problema, nel senso, un modo erotico, sexy, eccetera, con il tuo fallo di far vedere, consigliare alle donne come eventualmente giocare mettendolo. Hai capito? Sì, no, ho capito com'è. Guarda, ci pensiamo sopra, vediamo, magari mi documento un attimo meglio sulle pratiche erotiche per mettere un preservativo, magari si possono anche spiegare o si danno piccoli spunti. Vedi tu come vediamo. No, non è che stavo dicendo per forza con la bocca, eccetera, cioè, nel senso, io butto lì il, come dire, il suggerimento per come far vedere, poi dopo state a decidere come, ovviamente. Sì, indubbiamente. Vabbè, io allora Michele, abbiamo ancora quanto dura? Un'ora, possiamo continuare finché. Allora, continuiamo finché dovrebbe cadere fra 5 minuti, perché di solito è anche fora di 5. Ok. Allora, mi senti, Michele? Mi senti? Noi ti sentiamo. Ok. No, volevo rispondere alla tua domanda di prima, no? Che cosa fare quando un uomo ti dice... Innanzitutto è una questione di rispetto. Quindi la donna dovrebbe rispondere, o anche l'uomo dovrebbe rispondere, se mi rispetti si usa, prima cosa. Seconda cosa, se fosse un problema di godimento, ci sono preservativi che sono anche stimolanti per lui, eh? Quindi possono aiutare lui... Come funziona, in che senso? Cioè, come fa a essere stimolante un preservativo? Cioè, io ho sempre pensato, cioè, non è che ho sempre pensato, però a questa cosa dice, magari marketing. In realtà, come funziona? Cioè, come fa ad essere un preservativo anche stimolante? Perché la parte, quella unta che sentite, no? Che avete descritto in precedenza, è comunque un lubrificante, potrebbe essere uno spermicida, ma è anche un lubrificante, ci sono quelli ritardanti, che probabilmente sono quelli più usati, però ci sono anche quelli stimolanti, un po' come i gel. Quindi ci sono gel stimolanti per lei o stimolanti per lui o semplicemente lubrificanti, se no possono essere anche gel con più funzioni, oltre a lubrificare anche stimolare. E la stessa cosa funziona col preservativo, quindi sono... in qualche modo imbevuti con questa sostanza che può essere o ritardante, quindi in un certo modo anestetizza il glande, oppure può essere stimolante. Quindi è la sostanza che mettono dentro? Che anche, sì, generalmente è uno spermicida. Almeno. Del preservativo. Dovrebbe essere uno spermicida, però ci sono anche dei gel lubrificanti all'interno. Ho capito. Ecco perché sono stimolanti, ritardanti, dipende da quello che mettono dentro. Sì, dipende un po' dalla conformazione e poi anche dalle sostanze che usano, perché ad esempio ci sono dei preservativi che hanno dei rilievi in superficie perché sono stimolanti per le pareti vaginali, quindi sono stimolanti per lei. Cioè sono un po' di tutte le taglie e i gusti, come si dice, no? Sì, so che ci sono la frutta, insomma, colorati. Sì. Ne ho scoperti, io mi dispiace, no? Non voglio togliere la poesia, però da poco ne ho scoperti anche di fluorescenti. Vabbè, la notte... laser, vuoi mettere? Scusa, pensa al mare, spiaggia, le stelle... Al buio. Come quando vai a pescare metti il cosino là. Esatto, lo star light. Esatto. Sì. In realtà devi metterlo un po' alla luce, c'era scritto, e dopodiché è fluorescente, quindi al buio c'è questa spada laser, come diceva Jenny. Ma dai, che figata. È una lucciola.
È una luce. Dipende dai. Esatto. Un lucciolone o una lucciolina. Una lucciolina. E allora, dato che mancano ancora pochi minuti, cos'è che possiamo dire che è importante, magari qualche informazione inerente ai preservativi nel momento dell'acquisto, per chi magari così è inesperto? Vabbè, la misura deve essere abbastanza in linea. No, ci sono anche misure, ci sono anche diverse taglie. Mm. Ok. Ci sono diverse taglie anche di preservativi, quindi uno dovrebbe anche insomma, scegliere la taglia giusta, però generalmente diametro e lunghezza è riportato o sulla confezione o nella descrizione, diciamo, del prodotto sul sito. E poi dipende anche un po' dai gusti, anche perché bisogna stare molto attenti per eventuali intolleranze. Ah, è vero, c'è anche questo, le allergie. Esatto. Quindi ci sono anche persone che ad esempio sono allergiche al lattice, lì diventa un po' un problema, no? È vero. E diciamo anche, adesso devo dire una stronzata, però non sono io. Cioè, non fate fighi che andate a prendere XXL, perché se poi dopo naviga dentro, se ci perde dentro è un disastro. Esatto. Non è conveniente. No, non è conveniente. E differenze tra supermercato, farmacia, altri posti? No. Ci sono delle marche migliori rispetto ad altre? No, mi viene da dire di no. Nel senso che se uno compra dei preservativi Durex o Control, che li compri in farmacia, su un sito o al supermercato, quelli sono. Quindi no, non ci sono differenze. Scusa? Quanto, cioè, la scadenza per essere valido? La scadenza è riportata generalmente sulla scatola. E anche dietro i preservativi, dietro, solitamente. Esatto. Di solito quanto? Io credo più di un anno, generalmente. Ok. Poi, una cosa importante. Tenere appunto la bustina nel borsellino, portafoglio, anche in previsione dell'estate, eccetera, ma comunque nella bustina del borsellino. Va bene? Non va bene per la conservazione? Jenny? Ma oddio, non è che sono esperta sui preservativi effettivamente, però... magari farsi attenzione che non siano logorati, perché magari si logora la bustina o si buca, o magari farsi un po' di attenzione, quello sì. Dopo magari c'è chi ha ad esempio la scatolina di metallo, che se non sbaglio anni fa la regalavano insieme ai pacchetti di preservativi, c'era la scatolina per mettere dentro uno, due o tre, quanti ce ne stavano dentro, e avevi la scatolina e eri sicuro che di polpi non ne prendeva, nel senso non c'era un qualcosa che poteva andare a bucare, tipo se li metti in borsetta ad esempio, sai che esatto, non vanno in contatto magari con le chiavi o con altre cose che potrebbero andare a perforare, non ci si accorge che, e dopo hai la sorpresa. Ma dopo mi sta venendo in mente, molti le mettono dentro la macchina. Il calore, e anche lì il calore potrebbe essere anche una cosa che potrebbe danneggiarli. Dopo forse penso che ci abbiano pensato, ma non ci metterei le mani sul fuoco, sinceramente. Okay. Potrebbero aver pensato questa cosa. No, credo che gli sbalzi termici non facciano bene al materiale. Okay. Quindi ci sono generalmente delle temperature di conservazione che sono scritte sulla scatola dei preservativi. Però troppo caldo non va bene. No, perché se no poi fa l'effetto contrario, si sciolgono magari. Sì, e poi magari si deteriora anche il lubrificante o comunque la sostanza che c'è nel preservativo. Certo, fa l'effetto contrario. Comunque, quindi, non ce n'è uno meglio di un altro,
come marca, come più che altro uno deve stare a guardare appunto stimolante, tutte queste cose che dicevi prima, la taglia, la misura, no? Più che guardare la marca in sé. Ma io non posso fare né una pubblicità positiva né negativa, diciamo, ai produttori di condom, no? Starei, diciamo, per motivi di sicurezza sulle marche note, quindi generalmente quelle che conosciamo tutti o comunque prodotti magari in Germania o in Spagna. Ecco, eviterei, qua non mi vogliono male gli amici asiatici, magari di preservativi prodotti non in Europa, ma soprattutto se non c'è un controllo serrato, no? Perché poi tutte le grandi aziende, le aziende strutturate, hanno anche un sistema di controllo. Quindi può essere anche stupido, però prima di essere imbustati c'è anche un controllo visivo per capire se sono rotti già in partenza oppure no, e non solo visivo perché vengono gonfiati con l'aria. Quindi durante la produzione vengono proprio gonfiati uno a uno per vedere se ci sono delle perdite, e dopodiché vengono ripiegati e poi imbustati. Quindi almeno che ci sia una marchiatura, per noi europei, almeno una marchiatura CE, perché questo è indicativo di rispetto delle norme. Questo vale un po' per tutto, vale anche per i sex toys, in maniera molto stupida vale anche per gli smartphone, vale per qualunque cosa noi acquistiamo. Cioè ci sia un controllo di qualità e quindi una marchiatura CE. Come si può essere sicuri che non sia rotto il preservativo, che non ci sia un buchetto nel momento in cui si toglie? Hai qualche sicurezza o no? Dopo che l'hai tolto, forse gonfiandolo, mettendolo sotto l'acqua, cioè gonfiandolo con l'acqua o con l'aria. Credo questo sia l'unico modo per provare la rottura. Dopo che l'hai usato, hai detto, Michela? Ho capito bene? O prima? Sì, non ci sono altri modi. Anche perché comunque il preservativo non ha una sicurezza del 100%. Esatto. Quindi, no. Non è il 100%. Non tutte si può rompere. Esatto. E poi non tutte le malattie sono bloccate dal preservativo. Ad esempio il papillomavirus non c'è certezza che venga bloccato dall'uso del preservativo. Ok. Che anche su questo punto, ad esempio, gli uomini che dicono ah no, io non lo uso il preservativo, però non è che le malattie le prendiamo solo noi donne, prendete anche voi uomini, quindi cioè una 50-50, insomma. Esatto, certo. Io non attacco niente a te, tu non attacchi niente a me. Un rispetto anche verso le altre persone, terze persone, perché se io non sono la tua compagna stabile e magari hai altre persone con cui giochi, fai sesso, è una forma di rispetto anche verso quelle persone, oltre che verso di me, solitamente. Certo. Quindi, diciamo con più chiarezza e forza, non entriamo nel merito del tradimento, ma almeno il rispetto di chi tradisce la propria compagna, il proprio compagno, eccetera, eccetera, parliamo al plurale, sia uomini che donne, nel momento in cui tu tradisci, almeno abbi il rispetto e l'amore, almeno per quanto riguarda la salute, di prendere delle precauzioni. Lo diciamo con più forza questa cosa? Perché è importante. Certo. Sicuramente, ma anche non solo chi tradisce, magari chi ha più relazioni, chi magari quello è scontato, però io volevo proprio rimarcare il fatto che se tu tradisci e non entriamo nel mezzo della tua decisione, eccetera, eccetera, almeno fallo con prendendo le precauzioni. Certo, assolutamente sì. Okay. Sono d'accordissimo. Io direi finiamo qua, salviamo la diretta, la salvo adesso su Scuola di Boudoir
e poi su YouTube, ma continuiamo poi a parlare. Di io volevo dire una cosa, sì, di un giochino, no? Giovanni mi fece arrivare a casa un gioco, una specie di topolino. A un certo punto ho detto, ma che cos'è sta roba? L'ho dovuto chiamare, perché io l'avevo messo in giro per casa e questo camminava col telecomando. E io ho detto, ma io ti avevo chiamato, ti avevo mai messaggiato, praticamente erano, si doveva inserire dentro uno slip, poi c'era un telecomando, tu attaccavi il telecomando e questa cosa qua vibrava, no? Io, essendo ignorante nella materia, non sapevo che andava inserito in questi slip. L'ho messo sul tavolo, ho acceso il telecomando e questa cosa iniziava a camminare. Sono morta dalle risate, infatti l'ho chiamato subito e lui mi ha dato poi tutte le spiegazioni del caso. No, vabbè, quella volta lì. Ma perché sono talmente graziosi tanti che veramente si confondono, cioè uno non sa che sono dei sexy toy. Effettivamente, che appunto Gianni mi parlava del rossetto, poi c'è la famosa paperella. La paperella. Tante altre cose, ne parleremo allora alla prossima diretta, facendo vedere, voi però prendete questi oggetti in modo tale che facciamo proprio la dimostrazione pratica. Va bene. La prossima volta voglio vedere la praticità. Guarda, noi già le abbiamo in mano, ok? Siamo minacciose, capito? La praticità la prossima volta, va bene. Allora, invece Dennis dice, io direi che il primo rispetto è per se stessi. Esatto. Questo qua è quello che dice Dennis. Allora, invece Cinzia ha detto quello che ha fatto vedere Giovanni prima è fantastico, allora, è rimasta innamorata di quel della suchetitoride per ambiente. Fallo vedere di nuovo quello rosa, questo tulipano. Il tulipano è rimasta affascinata, burbo che ha tante funzionalità praticamente, ma in realtà il vibratore Rabbit funziona stimolando sia il punto G che il clitoride, e questo ha una funzionalità molto simile, nel senso che stimola sia il punto G col bulbo che viene inserito che il clitoride con questo succhia clitoride. Quindi è la stessa cosa, perché tutti e due, uno vibra, l'altro aspira. Okay. Quindi è un'azione di vibrazione e risucchio. A me viene troppo da ridere, cioè tu parli ma io mi distraggo, perché già penso, io già penso praticamente a questo oggettino sopra il camino e viene praticamente la nonna o la signora anziana, magari deve pulire, no? Cos'è questo? Ma cos'è? Che bello! Che bello! Ne voglio una, io da mettere in casa. Dire che è una bomboniera? Esatto, però se dicono ne voglio uno anch'io, vuol dire che hanno capito cosa serve, Michela. bravo. Jenny, Giovanni, ci salutiamo, ma grazie. È un arrivederci, Sì, esatto. Assolutamente sì. E la Cinzia ha detto che sua mamma ha scambiato per un mobile. Vabbè, è un arrivederci, Assolutamente sì. Allora, questa era appunto un ulteriore esperimento. Dalle prossime andiamo proprio a fare dimostrazioni, parlare in maniera ancora più pratica, ok? Pratica, bene. Va bene, grazie allora, Jenny. Grazie a tutti. Un bacio a tutti. Grazie a tutti e due. Grazie anche a voi. Ciao. Attenzione, ciao, Giovanni. Perché devo salvarla. Adesso devo salvarla diretta. Ciao, vediamo se riesco a salvarla. Ciao. Ciao, grazie ancora. Ciao. Buonanotte a te. Ciao. Allora, prova a... Da me la responsabilità. Sì, aspetta. Vediamo. Era X. Dov'è? Questa. Ok. Termina ora. Confermi di voler sapere.